Una ricercatrice italiana che ha lavorato fino ad ora all'estero, molto giovane, intorno ai 30 anni, ha avuto dall'Europa uno stanziamento di 1,5 milioni di euro per studiare la fotosintesi clorofilliana in maniera tale da rubare, in un certo qual modo, i segreti di questo meccanismo biologico molto complesso di cui ignoriamo ancora parecchi passaggi. L'intento è quello di sfruttare e produrre artificialmente energia pulita. Il progetto si chiama Quentrell e la ricercatrice 32enne Elisabetta Collini dell'Università di Padova. La Collini proviene da Toronto, è rientrata in Italia e si appresta a mettere insieme un gruppo di ricercatori con i fondi del Consiglio europeo per la ricerca. Collini si propone anche di trovare personale qualificato da selezionare in maniera meritocratica. Vorrebbe scegliersi quindi i propri collaboratori per poter avere un'autonomia e portare avanti questo progetto. Io spero che questa ricercatrice, animata da così tanta buona volontà e anche molto coraggiosa da lasciare Toronto per tornare in Italia, due mondi praticamente diversi, probabilmente anche con delle regole a livello universitario completamente diverse, io spero, dicevo, che la Collini non si penta di essere ritornata in Italia. E che non veda che tutto quello che lei pensa sia un'utopia, cioè, voglio dire, il mondo accademico, spesso dominato dal baronato e dalla raccomandazione, sicuramente si farà sentire perché questi 5 miliardi, scusate, questo 1,5 milione di euro fa gola e farà gola a tanti. Quindi io le auguro buon lavoro, sperando che davvero possa dare questo input alla ricerca che è Made in Italy, perché la mente che l'ha progettata è italiana. Ma ci sono anche altri team che lavorano in questo senso, anche a Roma, e possa dare un giorno lustro anche all'Italia e soprattutto risolvere questo problema, o perlomeno iniziare o dare un ausilio importante per risolvere il problema delle energie alternative. Grazie, alla prossima.